In realtà mi ricordo che la prima lettera che ho scritto a degli amici dicendogli che andavo a messa, loro si sono spaventati e hanno detto che dopo un mese di carcere questo è sbarellato completamente, è diventato tipo Paolo Brosio, no? Allora io sono andato a Gallarate. E poi ho abitato praticamente a Malgesso, che è il paese qua di fianco. Cioè, i miei non li ho mai visti insieme, hanno divorziato quando avevo tipo 2 anni. Io vivevo con mia madre, ho fatto 2 anni a Treviso, in cui lei stava con questo tipo qua, che ho trovato un lavoro e una casa. Poi quando si sono mollati, praticamente mia madre è rimasta senza lavoro perché la ditta ha chiuso e siamo rimasti senza casa e ci siamo trasferiti giù a Catania. Per anni ho ascoltato solo rap americano. Però io avevo questa fantasia tipo di rifare 8 Mile con i miei amici, no? Cioè, 8 Mile da Catania. Non si è mai realizzata la cosa, però ho iniziato a scrivere tipo dei copioni per le battle di freestyle. C'erano le rime più scrause del mondo. Purtroppo ho perso quei fogli. Il modo in cui ho iniziato a rappare è stato questo. Se tu non provieni da una famiglia ricca, non provieni da una situazione agiata, comunque non sei benestante, le tue difficoltà poi te le porti a scuola. Io l'ho sofferta molto di più dai 12 anni, che è stato quando sono tornato qui da Catania e sono rimasto da solo con mia madre. Da lì abbiamo fatto praticamente 6 anni, io e mia madre, in una stanza. Quando sono venuto qua mi ricordo che è stata la prima volta che ho pensato, cazzo, cioè la mia vita mi fa schifo, no? Perché per l'ennesima volta comunque ho abbandonato amici, ho abbandonato una casa dove stavo bene, dove avevo i miei spazi. Per venire qui a Gavirate non conoscevo un cazzo di nessuno, comunque in una stanza con mia madre che era sempre a casa perché era disoccupata. Una volta ho detto a mia madre, cazzo, io, cioè, mi suicido, tipo gli ho detto, no? Che mi hai portato qua in questo posto di merda, non conosco nessuno. È nato questo disagio interiore che mi ha spinto a scrivere quello che provavo, non era più tipo imitare il rap americano, era proprio, ho detto, cazzo, voglio fare rap anch'io, in qualche modo, mi vedevo già come il nuovo Eminem. Tra l'altro nel primo pezzo che ho caricato su YouTube c'era questa cosa, no? Tipo diceva, mi lavo a casa di amici, mi prestano i vestiti, a casa di brava gente, sono il mio salvagente, perché comunque questo è stato, no? Cioè io a casa mia stavo male. A casa degli altri invece era come trovare un mio spazio personale, anche se non era mio veramente. Poi io quell'anno praticamente ho mollato la scuola perché sono andato via di casa, a 17 anni sono uscito di casa. Poi a 18 anni ho trovato lavoro e mi sono trasferito a Brebbia. Poi lì ho mollato il lavoro e è iniziato tutto un periodo particolare. Qua abbiamo girato la scena iniziale di 7 miliardi, quella della tessera elettorale. Ti insulti che mi sono beccato. Non ci ho mai fatto un cazzo della tessera elettorale, ho detto guarda, in un video la brucio così. Cioè non è neanche una cosa ideologica, proprio che nessun rispetto, nessuna fiducia. La gente pensa che il mio primo pezzo è 7 miliardi, in realtà no, è 2 anni che pubblico robe e non mi incula nessuno, capito? 7 miliardi è il pezzo per rompere i coglioni a tutti, cioè avevo dentro una rabbia in quel momento che ho deciso di esprimere in quel modo, ho detto le cose più sbagliate, cioè sbagliate per il pensiero comune che potevo dire, che poi sono le cose che penso davvero, ovviamente portate all'eccesso. Già alle medie comunque inizio a vedere i compagni di classe che si possono permettere magari i vestiti che tu non hai o comunque il motorino, la moto. Sono cazzate, però in realtà ti pesano quell'età. Quando dico volevo i soldi, sono andato fino in fondo, è stato questo, cioè i reati sono l'unica possibilità che hai per tirare su un po' di soldi, no? Quando effettivamente poi è successo che mi hanno beccato, in realtà io non me l'aspettavo. Per me mi hanno arrestato nel 2014, cioè avevo 21 anni, cioè per assurdo è stata proprio tipo l'ultima volta che volevo farlo, no? Perché comunque ho sempre coltivato una passione per le arti marziali fin da piccolo e ho pensato di voler insegnare. Mi hanno arrestato proprio in quel momento, quindi cioè, la mia vita un po' si è fermata per questo motivo, quindi tutti i progetti che avevo di fare allenatore o di cioè, andare avanti su quella strada sono finiti lì. Io quella mattina dovevo uscire a fare colazione con mio zio, quindi mi hanno bussato alla porta e io ho aperto.
Io stavo in un residence, che è dove abito adesso, senza citofono, senza un cazzo, quindi mai più immaginavo che avrei aperto la porta e mi sarei trovato quattro sbirri davanti. Mi hanno trovato tipo 300 grammi perché io ho fatto sta cazzata, non pensavo mai più che in quel momento avrebbero preso e ho detto vabbè me la tengo in casa un paio di giorni. Ho fatto 4 mesi in carcere, il resto l'ho fatto ai domiciliari. Il processo con la condanna definitiva è arrivato dopo un sacco di tempo, quindi praticamente per un anno non sapevo quanto avrebbero dato. Il nome dell'operazione che ho fatto antidroga della polizia si chiamava Scialla Semper, che è il titolo che poi ho dato al disco, è una canzone che c'è dentro il disco. La domenica mattina ti mettevi la camicia, tiravi sui pantaloni e andavi a messa alla cappella del carcere. Non credo proprio a niente, no? Comunque il cappellano del carcere è una persona che, almeno nel mio carcere, è stata d'aiuto sia a me che agli altri. Quindi, in realtà mi ricordo che la prima lettera che ho scritto a degli amici dicendogli che andavo a messa, loro si sono spaventati e hanno detto cazzo, dopo un mese di carcere questo è sbarellato completamente, è diventato tipo Paolo Brosi. No? Penso che il carcere non serva assolutamente a un cazzo, cioè comunque ti trovi in una situazione di disagio assoluto, è molto più consapevole come scelta andare a fare il poliziotto che fare il criminale, nel senso che se decidi di fare il poliziotto sai che devi rispettare un codice penale, devi rispettare le decisioni dei tribunali, so, per me è tutta merda, quindi se quella diventa la tua bandiera, capito? Per me sono una merda pure te. Ho scritto un sacco di domiciliari, una cosa che mi ha tenuto alto il morale fino a un certo punto, perché poi ho fatto palestra, ho iniziato a cucinare, a leggere, e in un anno avrò letto 50 libri. La gente si aspetta che io sia tipo un tossico criminale, no? E in realtà io è quasi un anno che non bevo e sono in terapia per la depressione, e la sto facendo, sto rigando dritto di brutto. Sembra avuto problemi di ansia, poi un parente stretto mio ha sempre sofferto di depressione. È in cura da tutta la vita, io ho sempre saputo che questa cosa passa alle generazioni, io credo di aver preso da questa persona. Sagghino, protagonista di Sabbia d'Oro, Alau e Bolo, che era il mio vicino di casa. Allora, questo è Sabbia d'Oro, è un luogo di ritrovo di vari soggetti del paese, zone limitrofe che vengono qua a scopare. E, cioè, è famosa per questo Sabbia d'Oro. Cioè, addirittura c'era un chiosco e per usare loro il posto ci cioè, gli è andato poco più volte. In realtà poi la gente ci porta i cani, noi ci veniamo a berci le birrette, a fumare le canne, non le fumo più. Il video di Sabbia d'Oro non è iperrealistico magari come gli altri video, probabilmente la citazione a Gomorra. E questo era cioè, tipo il posto perfetto per rifarlo. Credo che si capisca, no? Che se dovremmo fare qualcosa di sbagliato, però in realtà comunque rimaniamo sempre i bambini coglioni che si divertono a fare quello che fanno, qualsiasi cosa sia. Comunque puoi essere il peggiore stronzo al mondo, ma quella parte di te innocente rimane sempre. Beh, Vane è cambiato tantissimo, c'è sempre stata di fondo l'idea di fare il rapper, però per un bel periodo della sua vita ha deciso anche di investire nel Kung Fu. Poi tornava a casa e non era andato a scuola ed era rimasto tipo tutta la mattina spaccato tra due sedie. Al mio viaggio, tipo io a 15 anni pensavo che volevo andare in Cina e farmi Monaco Shaolin, no? A dirti quanto possa essere cambiato. E alle 6 andavo a lavoro in motorino, freddissimo. Piuttosto che andare al lavoro si è spaccato una mano. Ero talmente stressato in quel momento, una volta ho avuto un litigio con il capo, vabbè, o gli rompo la faccia o gli rompo la mano, tipo mi sono rotto la mano sul banco da lavoro e quindi mi sono fatto 3 mesi di malattia, però col jazz ero iperdepresso e in quel periodo lui mi aveva passato questa canzone degli Smiths. Please, please, please. No. Sì, okay. Sì, quella. Lui prende solo i classici delle cose, non va mai in profondità su ciò che non era. Cioè, personalmente io l'ho sempre saputo che sarebbe diventato sì. Molto fortissimo, ma perché cioè proprio soprattutto nella scrittura, prima ancora che esistesse l'idea di registrare così,
cioè cazzo, mi portavo in mano ste robe, le leggevo e dico, minchia, mi hai spiegato cosa ti è successo nell'ultimo mese e mezzo e sto piangendo. Io il mio primo beat l'ho fatto proprio per Vane, mi ha messo lui in mano un programma del cazzo, c'era i Pop EJ all'inizio e gli facevo gli strumentali. E poi niente, poi quando ho iniziato a produrre per fatti miei e lui è finito il gabbio, ho detto, no, dobbiamo mandare qualcosa. Allora ho chiamato tutti gli amici, ho detto, ognuno produca qualcosa, registri un qualunque messaggio. E quindi poi comunque è uscito dai domiciliari, che aveva già comunque un album, due album, tre album pronti. Ho detto, vabbè, allora, raga, è il momento di accendere un microfono. Pietro, il mio grande amico, ho vissuto a casa sua a 17 anni quando sono andato via di casa, che non mi davano appartamenti. E sono stato per un mese, quanto, fra, con la tua famiglia. Suo padre mi odia. La cosa che poi soprattutto spero è che riesca in maniera sempre così precisa e vera a raccontare certe cose che non se ne parla per tanti versi, che sono, cioè, dai fatti di cronaca che racconto, ma anche semplicemente a far capire dove cazzo viviamo, perché la vita di provincia è una vita molto silenziosa da questo punto di vista. Succedono un sacco di cose, ci sono un sacco di persone e se ne parla poco perché la gente lavora e va a dormire. Per me è un po' surreale, devo dire. Guardo i video un po' in maniera ossessiva perché cioè comunque vedi non una compriamo persona, le views, no, le facciamo vedi, noi. Vedi una persona che conosci così tanto in un video fatto molto bene con sotto 1,4 milioni di views. E, non so, fa in molto così poco e senza culi, sì, raghi, fa molto, senza fa molto culi, strano. Senza donne che mi ricorda, cioè questo nessuno l'ha detto. Sì. In maniera un po' paradossale mi ricorda un po' il carcere. Cioè qualcosa che non ti aspetti assolutamente, non ti aspetti che succeda a una persona che conosci, però succede, però questo è tutto bello. Non meritato. Sei sparito, non sei sparito e boh. Ecco, cioè, loro speriamo. Sono le persone che solamente quando ero in carcere mi sono state più vicine. È iniziato un periodo buissimo, durato un po' di mesi, in cui non potevamo neanche comunicare perché lui con le restrizioni che aveva avuto non poteva iniziare neanche a scambiare le lettere. Sì, a me pezzi di merda sono, cioè, capito, sono uscito dal carcere, ho andato divieto di comunicazione, non potevo chiamare neanche mio fratello al telefono. In generale nessuno ti aiuta, no. Nessuno ti viene incontro. Se non hai i soldi per un avvocato, praticamente lo Stato ti può rapire. Io quando ho fatto il live come ospite alla videochiatama al Fabbrica, a parte le 2000 persone davanti che sapevano il pezzo a memoria, cioè quello, lo realizzi anche dopo, mentre sei sul palco sì, bella lì, però sinceramente fare live davanti a 20 persone come ho sempre fatto, farlo davanti a 2000, cioè cambia poco, tanto hai sempre il microfono in mano di fare i tuoi pezzi. Quando ho visto te, l'ho abbracciato, cioè ero proprio emozionato, ma è un'emozione sincera, capito? Non è che vedi sì, ok, bella, minchia, ho il riconoscimento di quello famoso. Poi il giorno dopo ha ripostato la storia di Sabbia d'Oro, peraltro preferisco se la gente mi fa i props per Sabbia d'Oro, non per 7 miliardi, perché 7 miliardi è un pezzo che sì, ok, scrivi quella volta, però non è quello che voglia di fare. Mentre riceverli per Sabbia d'Oro è un pezzo molto più personale, più intimo. È una soddisfazione per me e poi alla fine anche per i miei amici. Bella, la cosa importante da dire comunque è sgrang, che è una parola nostra, quindi la potete usare ma con rispetto. Quindi sgrang, raga, sgrang. Sgrang! Sgrang, la prossima volta ci vediamo. Sono ricco, promesso. Mantengo tutti loro, fanculo il rap mondiale. Siamo passati. Bella raga.